Nelle parti interne di quelle foreste vi sono infinite piante di ogni genere. Una di queste è piuttosto bassa ma larga e con molti rami e anche degli strani frutti non commestibili. È tutta una farmacia perché ogni sua parte può servire a guarire da una malattia differente. Molte volte gli Innios ne usano le foglie mettendole sopra la pelle come antisettici, sulle ferite che talvolta si producono nelle loro peregrinazioni nelle foreste stesse. Anche le foglie, quando vengono messe a macerare nell'acqua dopo averle fatte disseccare per conservarle, sono utilizzate come causticanti, cioè fanno rapidamente rigenerare le ferite. I fiori vengono anche utilizzati, dopo essere stati tenuti in conserva e disseccati, come farmaco per le infiammazioni delle vie respiratorie, poiché dopo averle bollite nella loro speciale birra ottenuta facendo fermentare altri vegetali di loro conoscenza, gli Indios ne bevono l'infuso, che è un grande toccasana per quelle malattie. Dalla corteccia pestata e messa anch'essa a bollire per molte ore si ottiene un unguento che nelle malattie delle vene varicose le riporta come erano prima che si producessero le varici. Anche il seme contenuto in quella frutta viene semplicemente masticato per dare ai denti forza e preservarli dalla carie. Infine, con il frutto vero e proprio, fatto disseccare e poi mescolato ad altre sostanze, sempre tratte da piante, viene prodotta una polvere che fa morire i parassiti che infestano le loro capigliature. Anzi, gli Indios fanno penetrare questa polverina nella pelle con frizioni molto energiche, poiché è molto efficace per altri parassiti che si conficcano sotto pelle, dando loro un prurito fastidiosissimo e provocando delle pustule piene di pus che poi fanno diventare la testa un mucchio di croste putrescenti e dolorose. Ma con tale pianta non abbiamo terminato. Ci sono altre cose che si curano con altre parti di essa, per esempio le infiltrazioni di sangue sotto la pelle, sangue che per qualsiasi motivo fuoriesce dalle vene capillari esterne e va a depositarsi come un grosso ematoma proprio sotto la pelle. Gli Indios allora prendono delle parti che sono semplicemente tolte dalla corteccia, che ha diverse virtù, e le fanno bollire nella loro birra, ma non a lungo. Poi fanno degli impacchi mettendo un pugno di foglie della stessa pianta sull'ematoma, dopo averle inzuppate in quel liquido ben caldo, ed in poco tempo l'ematoma scompare. Ti parlerò ancora di questa pianta, della quale non posso darti, come ben sai, né il nome naturalistico né quello degli Indios, perché non ci è possibile dare alle nostre idee e pensiero quelle forme che stabiliscono un nome. Perché tu sai che questa nostra componente della tua medianità non ci permette di trasformare in parole certe forme che vengono soltanto pensate, mentre la forma pensata di un qualsiasi discorso o di un racconto può giungerti, anche se non proprio identica come noi la pensiamo, ma comunque sempre in modo da fartela comprendere nelle sue linee generali. Ave. La sua benedizione scenda su di voi e vi segua in ogni istante della vostra vita quotidiana. Ave.